tutti, oggi vediamo qualche altra funzione sempre di Fusion 360. Interessava guardare la parte con gli strumenti di costruzione che servono fondamentalmente per darvi un aiuto per creare delle strutture di supporto per creare disegni più complicati. L'utilizzo è abbastanza semplice, vediamo in fretta come fare. Partiamo con il solito box, quindi piano XY, traccio la base, solleviamo qualche millimetro, ok. Potrebbe nascere la necessità di creare una figura leggermente spostata, per esempio sollevata rispetto alla base di questo box. Come fare? Possiamo attivare con Construct un piano con offset, scegliamo la superficie di riferimento di quanto vogliamo sollevarci, 15 mm per esempio, diamo l'ok, e ecco che Fusion crea un piano di appoggio posto a 15 mm. Poi su qua, per esempio, possiamo andare a creare per esempio uno sketch selezionando questo piano temporaneo e disegnando una figura qualsiasi, che chiudo. Top sketch, eccolo qua. Quindi abbiamo creato questa figura temporanea, poi per esempio possiamo sollevata di 15 mm, che poi magari possiamo per esempio estrudere con ok. Nel menu Construct troviamo tante altre strutture di supporto, quindi per aiuto al disegno. Per esempio possiamo definire una riga e qua creare un piano che passa per quella linea inclinato di un certo angolo, per esempio di 45. Questo piano che abbiamo disegnato è inclinato a 45 gradi. Su questo posso andare a tracciare uno sketch o qualche altra forma. Disegniamo ora un cilindro. Quindi sul piano XY, dal centro, raggio a caso, un'altezza qualsiasi, eccolo qua, construct. E possiamo definire una tangente, quindi scegliamo la faccia e qui Fusion appiccica un piano che è tangente a questa figura. Qua possiamo anche dargli l'angolo inclinazione, oppure un'altra cosa molto carina, se noi disegniamo quindi sul piano XY con un'altra figura e adesso questa figura la selezioniamo qui tramite body, che è il numero 2, M per attivare le funzioni move copy, la ruoto, quindi questa qua risulta ruotata di un certo angolo. Immaginate adesso questo piano di costruzione lo butto via, di voler un piano tangente a questo cilindro, ma che abbia come riferimento questa faccia. Come fare? Quindi tangent plane, superficie su cui appoggiare il piano, dico piano di referenza, faccio clic e seleziono questo. Vedete che si è riorientato e quindi il piano di supporto ausiliario che ho creato è parallelo a questa faccia. Se vado un top è più chiaro, okay, vedete? Ok, poi nel menu Construct troviamo anche Mid Plane, quindi un piano che devo dare due facce. Giro, seleziono quest'altra, mi trova il piano di mezzo, che questo è utile per trovare proprio la parte centrale di una figura. Abbiamo anche il piano che passa per due spigoli. Seleziono due spigoli ed ecco qua il piano che li attraversa. Andiamo avanti, troviamo il piano che passa per tre punti. Questo potrebbe essere interessante. Lo disegniamo tre oggetti a caso. Voglio un piano che passi per questi tre punti. Vediamo come fare. Dico
attivo nel menu Construct la funzione piano che passa per 3 punti e ora vado a individuare i 3 punti, 1, 2 e 3. Eccolo qua. Questa funzione magari non utilizzata molto spesso, ma comunque molto potente. Mettiamo un cilindro. Cubo. Ok, dunque per il piano tangente a una faccia e un punto serve che lo selezioniamo. È necessario avere un cilindro, quindi una superficie curva, e un punto, quindi ho disegnato un box. Seleziono la faccia, poi il punto, il piano. Praticamente la normale al piano dovrebbe essere quella che unisce il punto con la superficie. Questa usata magari un po' meno di frequente. Una funzione molto utile invece è quella del piano lungo un pad. Questo è utile per creare, per esempio, le estrusioni. In particolare lo sweep. Allora, per lo sweep avevamo visto che serve disegnare uno sketch. Disegniamo uno sketch. Piano XY lo facciamo curvo, quindi con una spline. Diamo giusto 2-3 punti di riferimento. Invio, stop, sketch. Ma questo sketch è sul piano orizzontale. Adesso dovremmo andare a disegnare una sezione che poi si viene spostata su questo percorso. L'altra volta avevamo, con un sistema un po' più complicato ma forse più intuitivo, disegnato uno sketch sul piano verticale. Si può semplificare questa cosa utilizzando il piano lungo un path. Seleziono il percorso e viene automaticamente appiccicato un piano che scorre lungo questa linea. Posso snapparlo all'inizio e gli do ok. Vedete che questo piano è proprio appiccicato all'inizio e perpendicolare a quel punto del percorso. Lì posso adesso andare a creare, per esempio, un cerchio. Sono cerchio con seleziono il piano, ovviamente, scusate, e nella parte centrale disegno un cerchio, faccio stop. Vedete che adesso il cerchio è adagiato proprio sul piano tangente ed è pronto per scorrere. Andando ad attivare sweep, scelgo la sezione e poi la linea. Ecco qua, ho creato senza fatica il tubo. Poi nella seconda sezione del menu Construct troviamo la creazione di assi. Ma quello forse più usato è quello avendo ad esempio un cilindro. Ok, a un certo punto dico che okay, mi serve disegnare qualcosa collegandolo all'asse centrale. Come faccio a riprendere l'asse centrale del cilindro? Con Construct e asse attraverso un cerchio, cilindro o comunque una circonferenza. Eccolo qua che è stato individuato, do l'ok, lo vedete tratteggiato qua in azzurro. Quindi avendo quest'asse posso poi agganciare a quest'asse quello che mi serve, eventualmente usarlo anche per tracciare qualcosa. Ad esempio potrei tracciare un cerchio selezionando la faccia, quindi centrandomi qua. Okay. Posso usare quest'asse come riferimento. Per esempio potrei voler disegnare una figura qualsiasi, un cubetto, e poi farlo ruotare con un pattern circolare
selezionando uno l'oggetto e l'asse è quello che passa per il cilindro. Okay. Questo è un utilizzo tipico. Possiamo andare a generare degli assi perpendicolari a una faccia. Questi sono molto molto comodi. Abbiamo l'asse che passa per due piani, quindi diciamo il punto di incontro di due piani, che questo è comodo, anche se spesso può bastare semplicemente il vertice. Abbiamo l'asse che passa per due punti, qua andiamo, possiamo vederli rapidamente, ma sono abbastanza semplici. Più che altro l'utilità sta nel vedere come funzionano e poi saperle applicare alle varie situazioni. Quindi asse per due punti, che qua basta dargli due punti ed ecco individuato l'asse che passa qui in mezzo. Okay, faccio cancel così me lo tolgo. C'è l'asse che passa attraverso una linea, quindi il prolungamento della linea. Ok, poi abbiamo questa invece definizione di un asse che dunque perpendicolare alla faccia passante per un punto. Questo qua potrebbe essere già più utile. Seleziono una faccia, un punto, e vabbè, in questo caso è semplice, però su figure più complesse potrebbe avere la sua utilità. Nella terza sezione del menu Construct troviamo dei sistemi per creare dei punti di riferimento, quindi sono dei vertici. Quindi si possono provare, sono anche questi qua. Nella maggior parte dei casi sono semplici, servono casi più complessi. Per esempio, proviamo a disegnare un cubo. Ho scelto cubo per avere una figura di riferimento. Abbiamo il punto che corrisponde al vertice e questo è molto semplice. Poi possiamo andare a individuare il punto determinato dall'incontro di due spigoli. Anche qua su un cubo è abbastanza naturale, chiaro. Questi strumenti funzionano meglio su oggetti molto più complicati. Possiamo poi trovare il punto dato dall'incontro di tre piani. E anche qua, giro, sono le tre facce, do ok e ovviamente il punto di incontro è questo vertice. Tra le varie funzioni, forse quella che potrebbe essere un po' più utile è quella che, appunto, dato un cilindro, individua il centro, quindi il punto al centro di un cerchio, di una sfera, di un toro. Seleziono il cerchio ed ecco individuato il punto centrale. Se fosse difficile individuare il centro di un cerchio, questo aiuta a trovarlo. Poi questo posso utilizzarlo per esempio per appiccicargli il centro di una circonferenza. Spiegare questi strumenti in questo modo so che è poco utile, giusto per avere una panoramica. La loro utilità si evidenzia magari realizzando una serie di disegni e caso per caso andandoli a riscoprire. Vedremo magari nei prossimi video alcuni esercizi dove li utilizzeremo.